Allora, franco tutto veneziano, quando parliamo di 106, ed è qui che si inserisce anche l'indignazione, e poniamo questa questione a qualsivoglia rappresentante politico, di qualsivoglia estrazione politica, si inserisce inevitabilmente lo scaricabarile. Cioè il centrodestra imputa responsabilità al centrosinistra, chi ha distolto finanziamenti, noi li abbiamo messi, voi li avete distolti e così. Fatto sta che sono passati quanti anni? 40 anni, 40 anni. E siamo qua, mi sempre ricordo con la 40 anni stessa. fa, un po' più di 40 anni, dal 60. 54 che stiamo discutendo di questa strada. Cioè, più che di questa strada, stiamo discutendo di una cosa. Le chiedo scusa, penso che voi lo sappiate meglio di me questa notizia. Stiamo discutendo come questo paese possa dotarsi di canali trasportistici cosiddetti a destra e a sinistra, anche in Calabria. Che cosa è successo invece? Che negli ultimi piani dei trasporti nazionali tutto c'è entrato, ma non c'è entrato lo Ionio e la Calabria in modo particolare. Tanto è vero che noi abbiamo, con cose successive, da un'idea della 106 che doveva diventare autostrada, che risale al 54, quindi prima della nascita dell'autostrada del sole, cosiddette. Bene, negli ultimi tempi invece abbiamo ritenuto che la Calabria non dovesse essere come il resto dell'Italia, cioè una regione dotata a destra e a sinistra, nelle due sponde del mare, di canali di trasporti che interessassero come la spina dorsale nazionale, che mettesse il paese in comunicazione non solo con se stesso tra le regioni, ma tra l'Italia e il nord Europa. Tanto è vero che noi facciamo l'autostrada del sole, che viene veicolata sul Tirreno. Non sto lì a zigolare il perché e per come. E poi facciamo l'autostrada adriatica che si ferma prima a Bari, sulle proteste pugliesi, viene estesa fino a Taranto, e della 106, che dovrebbe essere il prolungamento di quella adriatica fino a Reggio Calabria per collegarsi e per andare in Sicilia, non se ne parla più. E si comincia a parlare di superstrade, di Di strada a ponti, 20 metri, 24 metri, da aggiustamenti e da cose, fino ad arrivare all'ultimo piano dei trasporti che definisce ufficialmente la 106 calabrese fuori dalla canalizzazione trasportistica, perché noi ipotizziamo l'estensione del sistema autostradale adriatico da Taranto fino a Sibari, veicolato. Io ho avuto altre occasioni, Matteo se ne ricorderà, di discutere di questa cosa. Veicoliamo sia il trasporto aereo, sia il trasporto, di questo non ci siamo mai resi conto, ecco l'assuefazione del cittadino che non si indigna. Non è vero che si indigna, parliamoci chiaro, si indigna pochissimo perché è mal informato e perché fa sempre un discorso di parte, che stava dicendo lei poco Però fa. quando veniamo toccati No, degli no, interessi personali si sì, indignano. relativamente, discuteremo di questa tragedia, come abbiamo discusso, non di questa tragedia, ma di tantissime, numerosissime tragedie che sono verificate qui, certo per responsabilità umane, ma il 90% per responsabilità politiche e di programmazione di questo La territorio. politica è una E su responsabilità questo ci dovremmo morale. indignare, che ci indigniamo sul piano dell'errore umano, del sorpasso o non sorpasso. È episodico, è relativo, perché non riusciamo a risolvere. Dovremmo invece risolvere un'altra cosa, come chiedere io dico ai politici di turno, a coloro che rivestono responsabilità istituzionale e che dicono da qualunque platea, lo dico anche a voi giornalisti, sparlano e dicono farò, farò, farò. Ma qual è il cittadino che invece chiede che cosa hai fatto, che cosa hai fatto, che cosa hai fatto? E parlo di destra e di sinistra, io non ho peli sulla E lingua. sulla Io sono di 106? sinistra e ritengo che sulla 106 nessun politico, se non l'ultimo è stato lo stanziamento di D'Alema. L'ultimo è stato del governo D'Alema, dei 2 milioni di euro da stanziare, che sono stati poi dirottati perché poi l'ANAS è diventata privata e quindi nonostante i progetti, che non erano nemmeno progetti che arrivavano qui, facevano veicolare con un anello sul Tirreno, tramite Sibari e poi da San Marco a Cendana, si faceva un anello, si spostava la ferrovia su Paola, il trasporto su Santa Eufemia Lamezia.
è la viabilità tutto sull'asse Tirreno, che diciamo per la Sicilia, per fare della Calabria un corridoio di Gianluca, veicola. Siamo proprio in Queste conversazione sono le cose, secondo tu che me. Posso soltanto dire velocemente che quello che mi lascia perplesso e che in un certo senso mi dispiace sempre di più, perché andando avanti vedo che questo sud mi sembra sempre più abbandonato, perché voglio dire questo, poi siamo alle porte dell'applicazione di un federalismo fiscale, mi domando dove andremo a finire, perché sono passati 40 anni e su queste strade non si è fatto niente. Parliamo spesso, i politici parlano di sviluppo, di programmazione, di infrastrutture, eccetera, eccetera, la politica del fare. Però mi sembra sempre che poi sul fare ci sia molto poco, si parla molto e basta, c'è una strategia del consenso come al solito, ma poi vediamo pochi risultati e mi domando dove andremo a finire. Allora mi chiedo se non fosse giusto, siamo arrivati in un momento in cui veramente la Calabria, a parte i partiti del sud o meno, o chi c'è dietro questi partiti, non si indigni veramente, sia arrivato veramente il momento di farsi sentire. Il livello di autorevolezza dei giovani quando ci relazioniamo alla classe politica, anche locale, insomma, no? È basso e alto, tu che in qualche misura stai in queste Il nuove livello generazioni. Di di autorevolezza, cioè il giovane, ma credo che il orientato livello di a stima, meno stima, autorevolezza più della purtroppo, carica che della persona, o viceversa, che tipo di umore registri? ma l'umore purtroppo è basso a mio parere, la critica c'è, però rimane poi spesso una critica velata perché comunque poi non ci sono molte fonti diciamo molte possibilità di avere poi voce, perché Cioè di autorevolezza, incanalare di questo incanalare, malumore. ecco esattamente, questa energia, diciamo, quindi poi diventa anche difficile. Allora, Baffa, dicevamo in conclusione, In dal conclusione, 54 questa sarà la 106, siamo nelle medesime. io dico che le colpe sono degli uomini politici a livello comunale, regionale, provinciale e nazionale. Abbiamo due deputati ora, tuttora. Cesare Marini, amico mio intimo, e Dima da quegli anni, i quali, a mio parere, non si sono occupati di risolvere questo problema. Io sostengo, e finisco, che in Calabria per ottenere dei risultati è necessaria una rivolta. Se i giovani, invece di pensare al Grande Fratello, bloccano e scendono sulla 106 e bloccano la strada e si fa la rivolta C'ha anche un editore il Grande Fratello, E si fa la rivolta come si è fatta a Reggio Calabria quella volta e si ottiene qualcosa, in Calabria non si ottiene niente.